Regione Piemonte, provincia di Torino e città di Torino hanno aderito alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti che dal 21 al 29 novembre coinvolgerà amministrazioni pubbliche, associazioni e cittadini in tutto il continente. In Piemonte saranno numerose le iniziative per promuovere azioni ed interventi sostenibili per la riduzione alla fonte dei rifiuti, soprattutto degli imballaggi, e per sottolineare quanto i consumi di ognuno incidano sull'ecosistema e sul cambiamento climatico. La settimana è parte integrante del programma LIFE Plus della Commissione europea. Obiettivo primario è la sensibilizzazione di tutti i consumatori sulle strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti attuate dall'Unione europea come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti. In questa settimana vogliamo sollecitare questo tema ricordando le tante iniziative che stiamo intraprendendo, che abbiamo già intrapreso, il compostaggio domestico che è una misura di buonsenso, la vendita dei detersivi alla spina che significa comprare il contenuto e fare a meno dei contenitori, l'allestimento delle cosiddette casse dell'acqua che vuol dire mettere a disposizione l'acqua, come dire, del sindaco anche mineralizzata, il che vuol dire risparmiare tante bottiglie o in vetro o in plastica, l'iniziativa anche della vendita del vino sfuso che vuol dire risparmiare bottiglie in vetro, le iniziative presso le nostre mense perché si usi l'acqua come dire appunto del sindaco e non acqua in bottiglie, e tutto questo sta in ogni caso ha grandissimo riscontro positivo da parte dei cittadini perché è una sorta di ritorno al buonsenso, di ritorno a una sala principio di risparmio. Dopo gli anni della raccolta differenziata, del problema della differenziazione dei rifiuti, credo che i prossimi anni saranno gli anni della riduzione dei rifiuti. Stiamo cercando di capire con tanti progetti quali sono le migliori pratiche per accompagnare i nostri cittadini a delle scelte che siano compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, lavorando sulla riduzione dei rifiuti che noi produciamo. Credo che sia un'operazione importante che ha bisogno del sostegno dei cittadini, ma anche delle imprese e delle istituzioni per un percorso che ci consenta tra qualche anno di contare i risultati positivi che stiamo valutando adesso in termini di raccolta differenziata di cui abbiamo cominciato a parlare ormai parecchi anni fa. Una settimana per ridurre i rifiuti perché si riducano tutto l'anno. Noi saremo impegnati nei mercati torinesi, distribuiremo borse realizzate dalle detenute del carcere Le Vallette e in cambio chiederemo di compilare un questionario per capire le abitudini dei consumatori e poi dal prossimo anno cercheremo di investire di più affinché gradualmente le buste di plastica spariscano dal territorio cittadino. Siamo ecodallecittà.it, un portale ambientale tra i promotori della settimana di riduzione dei rifiuti. Metteremo online un video contro l'abuso di stoviglie usa e getta, in particolare negli aperitivi, e c'è anche un'azione, diciamo, simbolica che recupera una tradizione molto conosciuta, quella dei baracchini. In questo caso proponiamo il baracchino non per portarsi necessariamente da mangiare da casa, ma come stoviglia lavabile da avere sempre con sé per evitare lo spreco delle stoviglie usa e getta.